È un ponte per superare insieme le disabilità. La legislazione come tutela le persone diversamente abili? Ci sono una serie di normative naturalmente che tutelano la disabilità, ma naturalmente siamo indietro rispetto a un contesto europeo. Devo dire, in un'epoca di muri mi fa molto piacere che si parla di ponti, perché sono, credo, lo strumento di collegamento tra un aspetto della società che merita di essere approfondito e conosciuto sempre di più. Siamo qui anche per celebrare l'ultima delle imprese di Salvatore Cimmino, in compagnia anche degli studenti di Torre Annunziata, anche un'esposizione fotografica delle bellezze che il mare ci può offrire. Sì, ho trovato particolarmente significativo questa iniziativa di carattere sportivo. Ero personalmente a Marina della Lobra all'arrivo di questo paratleta e devo dire che lo sport, attraverso le competizioni paralimpiche, ha contribuito a divulgare nell'opinione pubblica e nella comunità dei cittadini un'idea del disabile sicuramente molto diversa rispetto a quella del passato. Per quanto riguarda le bellezze marine, devo dire, nonostante tutto, il nostro mare non cessa di sorprenderci. Questa nuotata rappresenta un ponte virtuale che vuole accorciare questa enorme distanza che esiste tra il mondo della disabilità e la società civile, e questo ponte vuole sollecitare le istituzioni ai più alti livelli ad applicare questo enorme patrimonio legislativo che vige nel nostro paese e che quindi, attraverso la sua applicabilità, appunto, permette di liberare dalla prigionia della disabilità tantissime persone. Questo è un periodo purtroppo un po' delicato, dove la politica tende più, appunto, a costruire muri che a debellarli, e quindi questo progetto trova delle difficoltà fisiche, ma che io conto, attraverso la vicinanza della società civile, di vincere questi muri e di liberare, appunto, questi nostri concittadini che hanno bisogno di partecipare, anzi è un loro diritto e un loro dovere partecipare alla costruzione e allo sviluppo del territorio che abitano. E soprattutto quello di trasmetterli anche alle generazioni future. Assolutamente, i ragazzi sono il nostro futuro. E i ragazzi lavoreranno su quello che noi siamo stati capaci di costruire. Quindi più gli lasciamo un mondo per tutti e di tutti, e più domani il mondo sarà di tutti e per tutti.